ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Siamo qui su FIFA 14. È da un po' che non lo prendevo in mano, proprio perché mi stava facendo sclerare come una bestia. Ragazzi, mi scuso per il video che ho fatto su FIFA 14. Forse mi lamentavo un po' troppo, avete ragione. Però devo essere sincero, c'è un motivo per cui mi stavo lamentando così tanto. Era per il fatto che in quel periodo ero veramente nervoso a causa non solo di FIFA 14, che non mi piaceva granché come giocabilità e tutto, perché i giocatori si muovevano in modo macchinoso, ma proprio per il fatto anche che sul mio FIFA 14, non so se voi avete avuto gli stessi problemi, si frizzava fisso l'Xbox, cioè sentivo l'audio, si bloccava il video, o si bloccava il video e sentivo, continuavo a sentire le musichette. Quindi ragazzi, lì mi sono un pochettino innervosito, mi scuso per le mie reazioni e cercherò di fare del mio meglio adesso per giocare. Quindi ragazzi, andiamo su partita personalizzata. Andiamo su, sì, perfetto, 6 minuti, no, 5 minuti ragazzi. Partiamo. Ok, ci sta cercando l'avversario. Adesso vediamo se riusciamo a trovarlo immediatamente, ragazzi. Adesso vediamo un pochettino se è cambiato, perché ho visto l'aggiornamento, ragazzi. C'era un aggiornamento di 19 mega. Spero abbiano tolto quel freeze, ragazzi, perché ogni volta che si bloccava l'Xbox io mi innervosivo troppo. E rifare il video, veramente ragazzi, mi scendevano le palle a terra. È per questo ragazzi che ero nervoso in quel periodo. Infatti adesso cercherò di farlo più bellino, più simpatico. Cercherò di immedesimarmi il più possibile, come facevo col Borussia Dortmund nel FIFA 13. E ovviamente incominciamo già bene senza che ci trovi un avversario. Ripartiamo con 6 minuti. Vediamo se con 6 minuti me lo trova subito l'avversario. Sembrerebbe di no. Ragazzi, lasciamo perdere l'online, visto che comunque sia non mi funziona. Andiamo su, continuo la mia carriera da allenatore. Allora ragazzi, ho abbassato il livello di difficoltà per divertirvi, per vedere più spettacolo magari. Non mi ricordo adesso quanto ho messo, boh, non mi ricordo. Perché non so se conoscete l'intelligenza artificiale di FIFA, ma sapete che funziona così. Voi segnate, state vincendo 1-0, se arrivate al 90esimo ancora 1-0, magari vi spacchettano il culo fino a farvi l'1-1. È veramente un'intelligenza veramente da dementi, cazzo, non so perché l'abbiano creata una cosa del genere. Molto più realistico PES su questo punto di vista. Andiamo su, gioca a parità ragazzi, sono in casa contro il Cagliari, cioè la mia squadra dove vivo. La città in cui vivo ragazzi, il Cagliari, io tipo ovviamente Milan. Ragazzi, andiamo. El Charraoui contro... Che cazzo? Vabbè. No, mettiamoli bianchi, dai. Mettiamoci bianchi noi e loro così. Perfetto. I barbu. Allora, ragazzi, vedete la mia squadra. Allora. Rosa, Ruffier. Ho già cambiato, ragazzi, un casino. Abate, Zapata, Storia, Alaba, De Jong, Montolivo, Nocerino, El Charraoui, Balotelli, Pazzini, ragazzi. Più che altro... adesso non mi ricordo. Devo ancora fare un bel po' di colpi di un paio di colpi di mercato. Devo ancora comprare un po' di giocatori. Sperando bene, ragazzi. Perché sto cercando di fare il tutto possibile. Il migliore dei modi. Ah, ecco, ho messo esperto, ragazzi. Proprio per fare in modo che ci sia più spettacolo in partita. Fare un bel po' di gol. Beh, dove tiri? Vabbè. Ah, ok. Basta, incominciamo ragazzi. Eccoci ragazzi, Milan Cagliari, partiamo subito. Ole, uno. De Jong ragazzi, mi sta piacendo veramente tanto su in campionato ovviamente. È veramente, è come se fosse un senatore, ovviamente già gli errori sbagliati. Dai, partiamo a prendere la palla, va. Ecco, vabbè ragazzi, secondo me non c'è una modalità intermedia tra esperto e campione, perché campione è veramente figo. Leggenda ragazzi, non so se l'avete mai giocato, ma è un casino, cioè è proprio difficile, perché il computer vi vuole far perdere. Vai, dai, no, Pazzini, vaffanculo. Allora ragazzi, come sapete, FIFA 14 sì, migliora ogni anno sui movimenti, sull'aspetto dei movimenti eccetera, però ogni anno peggiora su questa storia dei passaggi. Cioè, i passaggi sono sminchiati. Oh yeah, De Jong. E dove la passi? Vai. El Charraoui. Che schifo è il Charraoui. Ma cos'è sta cosa? Una specie di... Dai, passa. Grande. Alaba. Grande terzino. Acquistato dal Bayern Monaco. E il Milan ha fatto un affarone. Pazzini! E dai!
ci troppo. El Charraoui, cosa stai facendo, El Charraoui? Non volare. Sì, molti lo considerano uno tra gli impianti più prestigiosi al mondo. Grande El Charraoui. El Charraoui. Parte. Parte. E c'è Alvelar. Che riesce a recuperare El Charraoui, ragazzi. Pazzini. Pazzini, che schifo. Balotelli ci prova, non ci arriva. De Jong. De Jong, un siluro. Che cosa ha parato? Ragazzi. Mamma mia, Pazzini. Ancora. Balotelli. Dai, che cos'è questa schifezza? Mamma mia, come sta bene. Ovviamente sarebbero acquisti. Cioè, non potrei mai immaginarla con la maglia del Milan, ragazzi. Sono. Boh, non lo so, ragazzi. È un Milan. Cioè, è orribile questo di quest'anno. Veramente brutto. Io tifo Milan, ma veramente, ragazzi, sono rimasto delusissimo della campagna acquisti di questo anno, ragazzi. Veramente. E il Charraoui in rete! Cazzo, il Charraoui! 1-0. Cagliari non ce la fa. Cioè, ragazzi, bastava qualche innesto. Nella realtà, veramente, un Milan. Poteva uscire un Milan fortissimo. Bastavano pochi acquisti. Invece continuano a proporre attaccanti. Ragazzi, non ce n'è più bisogno di attaccanti. Poi questa cosa a me infastidisce troppo, questa storia degli infortuni. Fisso infortunati i miei giocatori. Ma che cazzo, ma perché le hai abbandonato la palla? Veramente, questa cosa infastidisce tantissimo, ragazzi. Gli infortuni, cioè, non ci possono essere così tanti infortuni in un campionato. Cioè, è impossibile. E neanche a fine campionato, a inizio. Cioè, porca puttana. E il Charraoui se ne va via. E il Charraoui, che cazzo tiri? Grande comunque, zio. Ci riproverà di sicuro, Fabio. Uno dei migliori, forse. Veramente uno dei migliori, ragazzi, del Charraoui in questo Milan. E mi dispiace anche per lui che si sia infortunato. Cazzo, aveva per. Bello, bello, grande. Avevo appena recuperato. Cioè, si infortuni anche di nuovo. Minchia, ragazzi, non è colpa di El Charraoui, è colpa di qualcos'altro. C'è qualcosa di mezzo che crea problemi. Perché anche Pato, infortunato, si infortunava fisso. E adesso sta benissimo. Gioca in Brasile e sta benissimo, ragazzi. Questa cosa mi infastidisce troppo. Perché abbiamo perso un giocatore che valeva un culo, valeva, ragazzi. Un culo! Valeva tantissimo. E abbiamo perso un giocatore che valeva così tanto. E l'abbiamo svenduto. Non va bene. Cioè, non possiamo perdere soldi così. Thiago Silva forse è stato l'unica vendita veramente fruttuosa per il Milan. Grande. Dai! Pazzini! Ci prova! Come ha fatto a prendere quell'effetto? La palla non si sa, ragazzi. Ancora, eccolo qui, abbatte, titolarissimo. Dai, veloce, passaggio. Minchia, ovviamente lo fa dopo 30 anni. Non ci va nessuno, ragazzi. Ovviamente i passaggi in cui, cioè, pur di non mandarla in angolo, la palla la riprendono e riescono a passarla anche bene al proprio compagno. Questa è la cosa più brutta. Il computer soltanto sa fare questo giochino. Io non so farlo questo giochino, ragazzi, sappiatelo. De Jong, controllo di palla assurdo, solo fisico qui. Però veramente forte, almeno fisicamente, ragazzi, non si può discutere. De Jong. Allora, Montolivo vale un culo anche in questo gioco, ragazzi. Vai, Balotelli. Ci prova, si stringe. Non so come hai fatto. Grande Montolivo, ancora deve organizzare la situazione. Cos'è questo controllo? Montolivo. Ovviamente, ragazzi, passaggi per. Dai, ma perché mi cambi giocatore? Wakata, grande. Pazzini! 30 anni per tirare, ragazzi. 30 anni. Si vede che stai invecchiando, Pazzini. Beh, bello il tuo controllo, bravissimo. Tabellone luminoso che indica 3 minuti di recupero. Abate sulla fascia destra. Danilo prova a prendere Abate, ma non ce la fa. Recupera Abate, cazzo. Recupera Abate, che è veloce. 90, mi sa. Dai, ma non riesci neanche a tirare, cazzo. Neanche un fottuto pallonetto. 1-0, ragazzi. Che schifo. Vabbè, partiamo subito col secondo tempo, ragazzi. Milan vuole vincere, vuole rimanere, vuole fare almeno tre punti al campionato, mi sa. Ovviamente continua a cambiarmi i giocatori, sì, cazzo, grande. Perfetto, dai.
Ole, gliela toglie, ragazzi. Allora, dai. Ok, dai, grande. Dai, non ce la fate. Dai, ma che cazzo? Ma sembra che i giocatori del Cagliari abbiano il controllo migliore dei giocatori del Barcellona. Peggio di Iniesta e di Xavi. E poi il Sharawi è lento. Ma non... cioè, ma... stiamo scherzando. Vedete queste puttanate, ragazzi? Cioè, l'accelerazione è d'obbligo di El Sharawi. È velocissimo. Invece qui sembra amminchiato alla grande. Cioè, sembra una pi... niente, ragazzi, guardate. Sembra un coglione, cazzo. Sembra lentissimo. Invece, nella realtà, è veramente forte El Sharawi. Cazzo. Ma non si possono fare errori del genere in un gioco così. Cioè, questo gioco merita. Se riparassero a questi cazzo di danni che hanno fatto negli anni. Sono da 3 anni che stanno facendo danni. E su FIFA 13, fino a FIFA 13, ragazzi, era sostenibile la situazione. Perché comunque sia, i giocatori si muovevano a seconda di quello che chiedevate voi. Adesso proprio non c'è questo giochino, guardate. C'è il controllo assurdo. Falli, vai, fischia, fischia, falli. Dai, contropiede. Il Milan può segnare solo in contropiede. Perché è così che si gioca, ragazzi. Controllo di Balotelli che lascia a desiderare alla grande, ragazzi. Ovviamente il passaggio era per Balotelli e giustamente mi stava dando non so chi. Dai, ma che cazzo. Dai, ma partono i... Dai, ma ti rialzi! Cristo, ti rialzi! Non è che deve tornare il Sharawi per farci... per salvarci il culo. Dai, ecco dal forte quanto Montolivo. Ma santissimo. Preghiamo, cazzo. Incominciamo l'azione. Pazzini su Nocerino, Nocerino. Prova la lungo. Che schifo, ovviamente. Ma cosa? Vabbè, ragazzi. Abbiamo capito che Nocerino è giocatore da... Dai! Milan all'area in basso. Nocerino 2-0, ragazzi. Lo stavo per criticare. Ma veramente, per me non è giocatore da Milan. Non ci mette il cuore nella... cioè, l'unico periodo che è stato veramente forte è stato quando ha giocato nel... ha giocato con Ibrahimovic, ragazzi. Che gli serviva certi palloni, raga. Veramente impressionante. Tutto un altro Milan, ragazzi. Tutto un altro Milan. Ovviamente Nainggolan l'unico veramente... Cosa stai facendo? Giocherellando in aria. Ragazzi, non so se avete visto poi partita Milan... cioè, chi è tifoso di Milan-Juventus? Sicuramente avrà visto la partita di Milan-Juventus. Quindi avrà visto vincere la Juve per 3-2. E io veramente sono rimasto deluso dal comportamento di Maxès. Anche lì, ragazzi, veramente. Ma non so se avete visto cosa ha fatto in aria. Cioè, io ho visto una scena in area dove lui ha preso, l'ha presa col tacco e la stava rispedendo in area, in area di rigore, ragazzi. Senza preavviso, senza guardare. C'era, non mi ricordo chi cazzo c'era dietro, mi sa che c'era Bonucci o, non lo so, Vidal mi sa, non mi ricordo adesso. Come cazzo si fa veramente a ragionare in questo modo? Si poteva prendere gol facilmente. Lì la partita sarebbe chiusa, sarebbe stata chiusa definitivamente proprio. Io veramente, ragazzi, non ho parole per questo Milan. Veramente uno schifo. Dai, veloce. Tira, Cristo. Veramente, ragazzi, io sono rimasto delusissimo da questa campagna acquisti di quest'anno del Milan. Veramente. Io spero che a gennaio, ragazzi, si metta una pietra sopra, si compri veramente gente forte, perché il Milan è una squadra che deve tenere certi valori e in questi anni veramente sta deludendo, almeno a me sta deludendo tantissimo. Non penso di essere l'unico che tifa Milan e è rimasto deluso da questo modo di gestire l'azienda, che comunque sia un'azienda il Milan, ragazzi. Ma se non è fatta col cuore, purtroppo il Milan continuerà a perdere, continuerà a guadagnarsi terzi posti, a guadagnarsi due secondi posti, a non vincere più Champions, ragazzi, perché sarà così, ragazzi. E il Milan purtroppo... Non è un Milan questa, non è il Milan. Non è squadra da Serie A. A mio parere non è squadra da Serie A, perché tutti sti infortuni,
tutte ste giocate, tutte ste minchiate, ragazzi. Maxes che perde la testa. Giocatori, cioè 11 infortunati, quello che cazzo era all'inizio stagione. Il Milan Lab, ragazzi, che continua a sfornare infortunati, ragazzi. Cioè, non è possibile. Non so di chi sia la colpa, perché io non so dare la colpa a nessuno, ragazzi, però devo essere sincero, il Cagliari è più forte quest'anno, la squadra della mia città è più forte, per me è più forte anche il Verona sta giocando benissimo, ragazzi. L'Inter è rinata con Mazzarri, non è che ha perso 3-0 contro la Roma e allora è una squadra di merda. Avrà i suoi limiti, ragazzi, ma è forte, io non devo dirlo, la Juventus non sarà splendente come gli altri due anni, ma è sempre fortissima. È sempre una bestia di squadra. Quindi, ragazzi, per me il Milan sta rimanendo troppo indietro. Io, ragazzi, come potete vedere, gestisco la squadra in questo modo su FIFA 14. Finalmente non mi ha crashato, non si è frizzata il gioco. Sono contentissimo. El Shaarawy, ovviamente, il miglior giocatore della partita. E che bello, ragazzi, andiamo bene. Siamo partiti perfettamente. Comunque, colloco i giocatori. Sono preoccupato. Per cosa sei preoccupato? Ma stai tranquillo, zio. Giocherai. Ok, ragazzi. Sta per finire il calciomercato. E che dire, raga. Spero che il video vi sia piaciuto. Questa volta sono riuscito a giocare meglio. Devo essere sincero. Con l'aggiornamento che almeno non si frizza più il gioco. Spero che sia così, perché se vi si dovesse frizzare ve lo dirò subito, se dovesse darmi problemi di questo genere, ve lo dirò subito. E niente, ragazzi, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Spero di poter fare la prossima volta una partita online, o magari cercherò di farla anche su un Ultimate Team, quando avrò un team almeno degno di poter essere visto, perché in questo momento non lo è, state tranquilli. E che dire, ragazzi, quindi ci vediamo alla prossima, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace, ve lo ripeto come al solito, da cura 90 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao raga!